Comincerei dalle scuse verso i nostri tifosi per la prestazione negativa che abbiamo offerto oggi, a quella gente che fino ad oggi ci ha dato fiducia e mi auguro che ce ne darà fino alla fine del campionato, perché grazie anche a loro sono sicuro che ritorneremo a prendere la strada che tutti quanti ci auguriamo e poi ci prenderemo le nostre soddisfazioni. Doveva essere la partita della svolta, questa invece è stato un capitombolo non indifferente. Purtroppo sì, ce l'auguravamo tutti quanti, ne parlavamo anche in settimana tra di noi, abbiamo cercato di preparare al meglio la partita come avevamo fatto le ultime e purtroppo questo non è avvenuto, probabilmente per una non pressione mentale, però sicuramente l'aspetto nervoso oggi ha giocato un brutto scherzo. Reazione un po' troppo tardiva, forse sul 2-0 soltanto vi siete svegliati. Siamo svegliati sul 2-0, anche se sull'1-0 avevamo segni di vita. Però era forse l'anticipo alla moria, come si dice alle volte. Purtroppo abbiamo fatto poco e ce ne rendiamo conto. Noi siamo andati in campo per cercare di fare il massimo, però abbiamo trovato, anche se devo dire che giustamente ci sono dei meriti anche agli avversari, però agevolati appunto da quello che abbiamo offerto noi. Pensavamo di spaccare il mondo, invece che è successo tutto il contrario, come spesso può accadere a tante squadre che sentono il peso delle responsabilità e di conseguenza floppano la prima partita, magari che sembra quella importante, quella della svolta. Cosa dicono in questi momenti elementi come te, come Corona, agli altri compagni? Dobbiamo continuare a cementare quello che stiamo facendo le ultime settimane e soprattutto riuscire a trovare quei meccanismi che ci mettono nella condizione di poter difendere da squadra e attaccare da squadra. Oggi purtroppo non siamo stati una squadra. Come se ne viene fuori? Se ne viene fuori col lavoro, stando tranquilli, anche se mi rendo conto, anzi sereni, anche se mi rendo conto che in questa situazione non è facile, ci sono pure parecchi giovani in squadra, quindi ci può essere quello che viene penalizzato un po' di più da questa condizione, più mentale che fisica, come ho detto prima, e quelli più grandi, giustamente, dobbiamo metterci la faccia e portare quello che è, diciamo, il fardello della situazione. Sono delle note un po' pessimiste normalmente dalla tua voce, un po' giù, però ci sono dei raggi di sole che vedi, delle cose che ti fanno sperare che se ne esca presto. Io sono sempre un positivo, lo sono sempre stato e lo sono anche in questo momento negativo. Sono un po' giù, primo perché sono stanco, perché anche se sembrerà che non si è corso oggi, forse abbiamo corso male e quindi abbiamo speso più degli altri. Gli altri magari hanno corso meglio perché hanno corso con la palla, noi abbiamo corso un po' a vuoto, non abbiamo mai trovato le distanze giuste e quindi anche per questo. E poi sono positivo perché la vita e anche il mondo dello sport mi insegna questo, che da tante battute d'arresto ci può sempre risollevare, anche perché peggio non possiamo fare e quindi questa è la cosa positiva. E di conseguenza penso che attraverso il lavoro poi i risultati arriveranno perché so di chi è composta questa squadra, so che elementi abbiamo, so che uomini abbiamo all'interno dello spogliatoio e con questo metto davanti il mister, visto che spesso ultimamente è stato bersagliato ingiustamente, è il direttore sportivo. Giovanni, ma che è successo? Non è un problema fisico, non è un No, problema mentale, però, non è un problema però di se gioventù di squadra, non è un no, problema di assolutamente. vecchi in squadra. Tu hai detto non siamo una squadra, è quello che si è visto dalla tribuna. Perché? Perché secondo me il peso delle responsabilità oggi ci ha fatto spendere di più di quello che dovevamo spendere a livello fisico. Ma da dove la sentite A questa livello pressione nervoso. voi? Probabilmente qualcuno l'avverte, perché non si spiega che tu dopo 5 minuti sembri stanco. Finito? Obiettivamente non c'è No, lo pressione. so, però noi stessi ci rendiamo conto che una piazza esigente come Messina vuole che tu fai sempre meglio e in questo momento che siamo partiti un po' meno bene, abbiamo la necessità tutti di fare punti. Sembrava che oggi dovevamo fare quello che è e invece cadi come un pivellino.